Ok, ragazzi, riprendiamo. Riprendiamo. Dove sei, Carl? Vieni fuori. Ti infilo un po' di pallotto e altro che la candela e la macchina qua. Eccolo lì. Ciao, Carl. Vieni qua. Ah, no, non sei tu, Carl. Anche con un cofano aperto, il motore ci mette ore. No, aspetta. Sciapali. No, no, avevo schiacciato l'EB. Sei stronzo. No, non l'ho visto. Fermo. Oh, oh. No, dai! No, muoio, muoio, muoio! Mamma mia, mamma mia! No! Muori, bastardo! Oh, figa! Ma sto coso, che cosa cazzo è servito? Ascoltami. Così non va bene, però. Ehi là, Carl, prego. Facciamo le persone civili. No, perché sto sparando? Sono un coglione. L'ho visto all'ultimo. Vai a fare. Carl, vieni fuori. No, così però, sei stronzo, eh. Dove è andato? Mi ricorda un boss di Bioshock 1. Morirà? Oh, minchia! 50.000 colpi ho dovuto. Il corpo di Stachi scomparve, lasciandosi dietro una lunga scia di incubi. Dovevo arrivare vivo alle luci della stazione di servizio. Ok, dai, siamo ancora ben equipaggiati, per fortuna. Allora, guardiamo un po' attorno qui se becchiamo qualcosa che ci può tornare utile, oltre al termos di caffè, ovviamente, che quello non può mai mancare. È stata abbastanza tosta come cosa. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Ma se faccio così. Un attimo. Trova questa pagina in modalità incubo? Vabbè, non so cosa voglia dire. Oh, torno indietro. Aspetta, che gli ha fiato! Bastardi, io credo continuasse la strada di qua, minchia, meno male che l'ho vista. Questi cosi qua non mi convincono, ho paura che. Cioè, ma perché li hanno messi che dondolano così? Non ha senso. Ho paura che cadino, che cadano, cadino, ma dai, Lucas, sei nato in Italia, eh? Sono italiano, ragazzi, non pensate che per il mio nome sono tipo da chissà dove. Sono I am Italian. Termos, 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 termos. Ok. Sembra il nome di un'auto, la Hyundai Termos, non so perché. Lasciamo perdere. Non fate caso alle mie Boom Beach, così a random proprio. Fatemi andare sotto prima. Non si può andare sotto, vero? Non si può andare sotto. Bene, allora fatemi andare di qua. Vabbè, corriamo piano, tanto non c'è fretta. Che cazzo? Niente, lasciamo perdere, era una texture fatta male che
che mi aveva un attimo sorpreso. Che il mio naso chiuso non se ne può più. Sì, Gasoline. Giusto. Fui certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivavo primo Sì. giorno con Alice. Il carro, non ricordo anch'io. Possiamo guidare? Ah no, non ha le ruote. Ho letto nel manuale di istruzione che si può guidare sto gioco. Perfetto. Dopo la totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. Sicuro? Non ne sarei tanto sicuro, non so perché. Guardate come sale le scale. Molto swag. Ma lì c'è una pagina non scritta. Eccolo qua il carro. Secondo me sto cermo qua diventa uno zombie pure lui. Leggiamo un po'. Stacchi e Stachi posseduto. sputò sul pavimento del garage e cercò di schiarirsi le idee. Da quando la coppia non si era presentata per le chiavi, le cose erano diventate confuse. Sentì qualcosa, un presentimento. Poi guardò in alto e si trovò davanti a un orrore inconcepibile. Barcollò all'indietro, rovesciando una latta d'olio. Una macchia nera si sparse sul pavimento mentre lottava per un breve istante, lasciandosi poi andare all'inesorabile oscurità che lo inghiottiva. Tan tan tan. Quindi Stachi è posseduto, ma dai. Minchia, però. Eravamo arrivati 2 settimane prima della festa del cervo. Se il cartello era esatto, ero sparito per un'intera settimana tra la notte del nostro arrivo e quel momento. Beh, sì. Basta. Termos, 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 assolutamente. Poi, di qua posso andare? C'è qualcosa che illumina là. C'è qualcosa che si illumina. Andiamo a vedere un attimo. Perché lo sto facendo? Perché? No, 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 no. Cristo. Maledetti. Non mi avrete mai, stronzi. Corri. Alan, tu e la tua corsa, corri! Maledizione! Ma corri! Corre, perché non corre? Perché? Dovevo entrare nella stazione, trovare un telefono e chiamare aiuto. Cos'è? Ancora sto. Il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa. Ma perché non corre un cazzo, Alan? Qui si può aprire? No? Qui c'è una macchina. Non si può guidare. No, un'altra TV. Aspetta un attimo. Ah! Scriverò. Puttana lurida. Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Fuori dal cottage. Fuori dalla storia. C'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso sento il suo profumo nella stanza. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa. Non ci Giustamente. posso credere. Ero io in TV e dicevo un mare di fesserie. Stavo perdendo la testa. No, semplicemente hai ragione. Se tu riscrivi la storia come è giusto che sia, tua moglie poi torna indietro, no? Rincoglionito. Ma si può spegnerla sta torcia? Ma comunque a me sembra. No! A me sembra che ci sia un modo per guardarsi indietro. Ma non mi ricordo più qual è. Boh, sinceramente non mi ricordo più. Ho il joystick che pian piano sta andando, guardate. Guardate. No, se ci fate caso ogni tanto va indietro, da solo. Leggi. 68esima festa del cervo, dal 15 al 18 settembre, ragazzi, un giorno prima del mio compleanno. Giochi, faccio gli anni 19. Giochi, iniziative, grande riffa, gara di pesca, gara di torte, competizioni e sorprese, musica dal vivo. Per i più piccini, Charlie Zanne Lunghe e il fantastico spettacolo del mago Montgomery. Non perdete la leggendaria sfilata della festa del cervo. Cos'è che è quello? Cicche.
Patatine. E qui. Gli adesivi da attaccare alla macchina. Wow. Il caffè, dammi il termos. Qui che cosa c'è? Cabin rental. Ah, ok, cabin rental. Ovviamente, stacchi, ovviamente. Cos'è? No, perché ho schiacciato, sono un demente. Non c'è un cazzo. Birra, magari ti serve. Occhiali da sole, penso che non ti servono quelli. Posso scendere di qua? Ah, non è una porta. Ah no, è bloccata. Bene. Ah no, no, scherzo, c'è questa. Ma non, dai, ma perché non posso uscire? Rubagli i soldi, no, minchione. Tanto non c'è nessuno, apri la cassa. Usa il telefono, ma secondo te funziona il telefono? Ebbene sì, funziona il telefono. Grazie a Dio, sceriffa. Sceriffo Sarah Oh no. Breaker, lei è? Sono Alan Wake, ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Si sente male? Senta. Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Signor Wake, ha visto Staki, il proprietario di questo posto? Preferii non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. La musica sembra quella di Max Payne. Mi ricordo un casino Max Payne 2. Bello. Non c'è l'isola, ma dai. Alan Wake. Boh, è finito. Bella a tutti, ragazzi. No. La musica poi mi dai copyright. Fine dell'episodio 1. Sì, ma... sì, I so. close my eyes, Ma devo fare? Devo schiacciare B? Negli episodi precedenti Che cazzo lo so? sono venuto a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Sono svegliato in un'auto incidentata. C'è Avevo il nessuno? buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io, ma il cottage era sparito. Bene. Sono qui, amore. Com'è andata? Mai visto un tempaccio così. Preparati un bel caffè. Il termos! Il termos! Ma queste foto sono bellissime. Allora sei tu che hai bisogno del caffè. Lo preparo. Ho appena preso il termos. Ok, basta fare i coglioni. È chiusa. Amore, chi nascondi lì dentro? Puoi correre? No. Ah, facciamo un giro in casa Wake. Chiusa, amore, chi nascondi lì dentro? No, aspetta, lì devo preparare il caffè, quindi facciamoci un giro prima. Intorno, magari trovo le munizioni e le revolver. Che tempo di merda. Non si vede la strada. E io mi faccio un giro per la casa, tanto.
Vediamo in quell'altra stanza che non ho controllato. Belli i quadri così, mi piacciono un botto, ma i quadri così. Però costano una tech. Esamina. Alan Wake. Ah, Alex Casey. Raccogli la pagina del manoscritto. Era un addio no, tardivo. Vabbè, fa niente. 13 anni dopo aver ottenuto la mia vendetta, ero stato infine raggiunto. Era stato difficile sopportare il dolore per tutto quel tempo. Il mio sangue colorò la neve di rosso. Una poltiglia raccapricciante dissolse tutti gli antidolorifici e colò lentamente nella fognatura, mescolandosi e fondendosi con la bile della città. Ora li vedevo. Mia moglie e mio figlio. Tesoro, sono a casa. Io non so perché, ragazzi, ma mi ricorda un casino. Il successivo arresto improvviso è vera. Ero sdraiato sulla neve e sotto i miei occhi scorrevano le scene terribili che mi avevano portato lì. Una replica del mio film dell'orrore privato. Un ricordo del mio cadavere. Solo alla mia veglia. Pensando ancora per metafore. La femme fatale se n'era andata. Rimaneva solo il gusto aspro del bacio che mi aveva Vedi. ucciso. A me ricorda un casino Alan Wake, e Alan Wake per forza mi ricorda Alan Wake, cosa, come si chiama? Max Payne. Ma tanto, eh? Aspetta. Devo farlo. No, ma LOL è salito sopra, vabbè. Non puoi saltare, no? Due coglioni. Andiamo a accendere la caffettiera. Ah, minchia, è vero che gli americani fanno il Il caffè caffè così. su. Mi servirà se voglio finire entro domani. Vuoi un panino? No. Vuoi d'Alice? Dai, dai, dai che ce la montiamo. Dai che ce la montiamo. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Ma se le ho appena viste. Stavolta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Ah, davvero? Posso andare o dovete parlare ancora? Grazie. No, perché dico. Cos'è questo schifo? Vuoi che muoro? Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan! Alan, controlla la cassetta dei fusibili. Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti No, non lo prego. sta facendo tesoro, scusa. Ah, che lo dicesse qualcosa. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Ehi. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. Certo che è un colmo, eh. Una tipa che ha una paura schifosissima del buio che si fidanza con uno scrittore horror. Giusto. So che è una cosa stupida, è che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Dai, che si montano. Raccontami una storia. Horror, magari. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker. Click. Sì, quando avevo paura Lei del della buio avrei potuto Stofas. usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no, davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. E io sono un forever alone. Perché? Vabbè. Come sentirsi molto forever alone? Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Ma è già Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie.
signor Wake. Qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sarah, lo sceriffo Breaker la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato in stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Mi spiace aver interrotto la sua battuta di pesca. È una bellezza, vero? Ne ho presi di più grandi, se crede a un vecchio pescatore come me. Ma questo non è affatto male. Dunque, è un persico. E per farlo abboccare ci vuole un'esca. Per il salmone o la trota, d'altra parte, è meglio usare la mosca. Le piace pescare, signor Wake? Ma non è importante, dopo tutto. Ma è un'attività molto rilassante. In questo periodo dell'anno non riesco a stare lontano dall'acqua. Per me è il paradiso. La prendo in parola, dottore. Bene. Sì, io controllo in giro, perché... senza male. Allora! Lo sceriffo la sta aspettando nel suo ufficio. Ah, è in fondo al corridoio. Sbaccherò qualche mostro. Sceriffo. Vabbè, ok. Lo sceriffo usa un furgone molto simile a quello dell'ambulanza. Perfetto. Può andare, signor Wake. Sara la starà aspettando. E devo fare il giro al tavolo perché sto controllando. Posso? Non picoglioni. Oh. Che due palle. Cos'ha? Scomparso il 20. Arriva primo alle gare. Ok. Richard Bombro. Se li avete visti, chiamate il 5559. Ah sì, l'avevo letta sta cosa. Questi qua sono i creatori del gioco praticamente. Vabbè. Sarah Brick. No, ma non è qua. Cioè è qua, ma non voglio andare subito a trovarla. Aspettate, andiamo. Non posso scattare, la cosa è abbastanza buona. Ero venuto fuori. Ecco, legge. Ah, ma che palle. Chiusa. Signor Wake, lo sceriffo l'attende nel suo ufficio in fondo al corridoio. Grazie. Quella era Cinzia Weaver. Credo che si possa considerare la pazza del villaggio. Era l'editrice di un quotidiano locale, ma adesso si occupa di altre faccende. Ma chi? Sarebbe perfetta per il posto da cui vengo. Alice era scomparsa. Mi serviva aiuto per trovarla. Non potevo ancora andarmene. Ah, eccola. E cose così. Ma dov'è? Ai suoi tempi scriveva stranezze di tutti i tipi sul suo giornale. Bright Falls ha una storia pittoresca, come tutte le piccole città del resto. Tanto mi stai sul culo. Ma così proprio... Che palle. Sì, qui Mulligan. Sono con Thornton, alla stazione di servizio di Stachi. Di lui nessuna traccia, passo. Aspetta. Sì, qui Thornton. Abbiamo trovato il carro per la sfilata. È qui. È una buona notizia, giusto? Stachi avrebbe dovuto guidarlo oggi alle 9. Passo. Credamelo. Qui Mulligan. Sembra che qualcuno abbia combinato un casino nel garage. Passo. Ok, ricevuto. Continuate a cercare Stachi. Passo e chiudo. Ma chissà dove cazzo è Stachi proprio. Leggiamo qua. Alice guardò attraverso l'obiettivo, pronta a scattare la foto. Coldron Lake era incantevole. Qualcosa catturò il suo sguardo. Una figura nell'ombra dietro il cottage. Una donna snella in un abito nero. Ma se era grasso. Abbassò la macchina e guardò di nuovo. Non c'era nessuno. Solo dei cespugli la cui forma ricordava vagamente una persona. Scosse la testa e rise. Bene, buono sapersi. Ma perché tutte le volte invece di schiacciare Mac schiaccio lo sceriffo B? Desidera vedere nessuno. Un altro scomparso, chi è? Il cane. Ah no, scherzo, un gatto. Dai ragazzi, non fate i rutti per favore. Ehi, signor Wake, il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Mio BlackBerry.
Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? No. Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake. Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Mi scusi, devo rispondere. Numero anonimo. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Cosa? Chi parla? Vai sul retro, c'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati dalla polizia e vieni al parco nazionale di Elderwood. C'è un posto chiamato Lover's Peak. A mezzanotte. Niente sciocchezze, amico. Ti teniamo d'occhio. Porca puttana. Andiamo a vedere, Alan, andiamo a vedere. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria, lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Certo, signor Wake, ci può arrivare dal corridoio delle celle. Soltanto non faccia caso a Walter, è un nostro abitué. Ah, pensavo che avesse smesso di bere. Oh, magari. Si è preso una sbronzata e ha ridotto Danny piuttosto male. Ha iniziato a sbraitare non appena si è svegliato. Bene. Posso andare? Grazie. Passi quella porta e vada in fondo al corridoio, signor Wake, e arriverà sul retro. Grazie. Luci, puoi accenderle? Gli agenti non capiscono, mi ignorano. E ho bisogno di luce qua dentro. Sì, ma stai calmo. Gliela posso accendere io? Grazie, amico, grazie. Sei un tipo a posto, una brava persona. Non lasciare che nessuno ti dica il contrario. Grazie, lo sai, non dovrei nemmeno essere qui. I poliziotti hanno frainteso tutto, sai? Certo, certo. L'ho picchiato, ma non ero ubriaco. Cioè, in quel momento ero sobrio. Mi sono sbronzato dopo. Ma chi è che ha picchiato? Io non ho capito sta cosa. Se gli spengo la luce? No, dai, scherzo. Dammi a sentire. Oh. Apri bene le orecchie. Arriva la notizia, bomba. Quello non era Danny. No, signore, sembrava lui. Vuoi sapere chi era davvero? Te lo dico io. Era un fattuto alieno! Era ubriaco, ma credimi, ero sobrio in quel momento. Sì, dico con tutti quelli. Come direbbe la polizia. Descrivere la presenza oscura come intelligente significava attribuire qualità umane a qualcosa che, nonostante la maschera, di umano non aveva nulla. In ogni caso, trovò l'unico posto abbastanza buio nella tavola calda. Un filo di luce filtrava nel corridoio, ma accettò il dolore per quanto orribile. Lo scrittore avrebbe presto sistemato le cose. Sarebbe arrivato dove lei aveva ancora potere. Tutte le volte schiaccio B, ragazzi, abituatevi, tanto ho già capito come deve andare a finire. La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva voluto attraversare la recinzione a sinistra. Aspetta, prima termos e radio. Mi sembra un lanciamissili quello. Beh, amici, è stata un'altra lunga notte ed è ora che stacchi per un po'. Io solo sa quanto abbia bisogno di dormire. Un'ultima cosa prima di andare. Questa è stata una nottataccia per lo sceriffo. Qualche finestra è stata rotta e si sono persino sentiti degli spari su Main Street. Gli agenti Mulligan e Thornton hanno dovuto occuparsi di due giovanotti ubriachi che festeggiavano il completamento del loro carro per la festa del cervo. Beh, gente, succede tutti gli anni. So che non state più nella pelle e che il gran giorno si avvicina, ma abbiate pazienza e risparmiate gli spari per la gara di tiro. Direi che poi sono anche armati, Vabbè. Lo devo osservare. Ok. Il rapitore aveva parlato di un buco nella recinzione, sul retro della stazione di polizia. C'era qualcosa per me in un'auto abbandonata. Sì, ma... c'è un casino di roba, non so.
Tipo qua. Si può andare o no? Come l'ho detto? Dai, andiamo a sta cazzo di recinzione, va. Oh, porca troia. Complimenti, Ala. Fatemi controllare in giro. Vediamo. Il rapitore sparò un ultimo colpo e l'ombra svanì nell'oscurità da cui era uscita. Vedi? Niente di speciale, Wake. L'idea che Alice fosse nelle sue mani era rivoltante. Eravamo sul belvedere in legno di Lover's Peak, la cascata e le montagne alle nostre spalle, e più in alto le luci rosse dell'antenna radio. Trattenni l'impulso di saltargli addosso e mi sforzai di parlare. Diamoci un taglio. Dov'è mia moglie? Bene, stavolta schiaccio back. La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Oh. Barry? Grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sarò qui a Bright. No! Barry, ascoltami. Sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi. Ora non posso parlare. Ma che diavolo sta... Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il parco nazionale di Elderwood per incontrare i rapitori di Alice. Ragazzi, dato che comunque è stato un gameplay abbastanza lungo, direi di fermarci qua e ci vediamo alla prossima puntata. Bella a tutti!